Prima di iniziare a parlarvi dell'argomento di questo video, ci tengo a precisare che Archeos è un canale di informazione e di intrattenimento dallo stile documentaristico e che i temi trattati sono il frutto di lunghe ricerche sul paranormale e sul folklore. Una sorta di setaccio nel grande mare di affermazioni e leggende che circolano in rete e che, piacciono o meno, cercano di fare luce su alcuni misteri. Nel video di oggi parlerò di una figura demoniaca, responsabile, secondo i sostenitori, di spaventare e perseguitare alcune persone che hanno usato la tavola parlante. Sto parlando di Zozo, il demone della tavola Ouija. Una ricerca su YouTube sul demone Zozo fornisce più di 50.000 risultati, con video che spaziano da storie che raccontano la propria esperienza fino a racconti di presunte possessioni demoniache. Zozo sarebbe un'entità demoniaca che muta nel tempo, che inizialmente si dimostra cordiale rivelandosi sotto mentite spoglie e altre volte si manifesterebbe in maniera brusca e invadente, interrompendo altre sedute spiritiche sempre solo attraverso l'uso della tavola Ouija. Secondo alcune testimonianze, rivelerebbe il proprio nome dopo aver fatto roteare la planchette e seguendo la figura di un otto o dell'otto rovesciato come simbolo dell'infinito, o spostandosi di continuo fra le lettere Z e O. Sarebbe portatore di sventure, e molti racconti parlano addirittura di omicidi o suicidi per volere di Zozo, fino a persecuzioni e casi di possessione. Sempre più incuriosito da questa leggenda, ho cercato di capire le sue origini e soprattutto sapere se questo demone abbia avuto o meno una storia mitologica come i suoi simili. La leggenda che circola sui social network racconta di una ragazza francese che nel 1816 viene posseduta dal demone Zozo, un racconto che sarebbe pubblicato in un libro di demonologia del 1818, il Dizionario Infernale, un vero e proprio albo di demoni scritto da Jacques Collin de Plancy. La leggenda riporta anche un sito o forum dove se ne sarebbe parlato per la prima volta nel 2005, ghostface.com, che pare essere stato chiuso o ristretto ad utenti selezionati. In realtà questa è solo l'ennesima versione di una storia che negli anni viene sempre copiata e incollata con delle variazioni di fantasia. Su Zozo si è detto di tutto, che abbia origini antiche, talvolta africane o sumere, persino egizie. Qualcun altro afferma che Zozo in realtà sia Pazuzu, un demone babilonese citato nel film L'Esorcista del 1973, un film in grossa parte responsabile di questo timore ad usare la tavola Ouija anche solo per gioco, così come ne ho ampiamente parlato nel video dedicato alla tavola Ouija che trovate in descrizione. Vediamo dunque quali sono le vere origini di Zozo e qual è la storia di questa possessione. Per farlo dobbiamo fare un viaggio nel passato e catapultarci nel 1818 per capire cosa fosse il Dizionario Infernale e in particolar modo sapere la storia del suo autore. Jacques-Auguste Simon Collin, non è ancora noto se il suo nome per esteso includa Augusto o Albin, era uno scrittore e ricercatore francese che per la pubblicazione di alcune sue opere considerate occulte verrà ritenuto un demonologo di alcuni personaggi del panorama satanista di cui parlerò fra poco. Il padre aggiunse il cognome de Plancy, luogo di nascita del figlio, un'aggiunta aristocratica che causò a Jacques non pochi problemi per la sua carriera diplomatica. Collin de Plancy era un libero pensatore influenzato da Voltaire. Ma cosa significava a quel tempo essere un libero pensatore? Voleva dire sostenere che le credenze non dovrebbero mai essere formate sulla base di autorità o per tradizione, o ancora per rivelazione o dogma, e quindi che le credenze dovrebbero invece essere raggiunte con altri metodi, come la logica, la ragione e l'osservazione empirica. Suona strano per uno che avrebbe scritto un libro di demonologia. Voltaire, a cui l'autore si ispirava, criticava pesantemente il cristianesimo e in particolar modo la Chiesa Cattolica Romana. Quindi Collin de Plancy come avrebbe potuto trattare i demoni esaltandone la loro esistenza? Ci arriviamo un passo per volta. Collin de Plancy seguiva la tradizione di molti demonologi precedenti, ovvero quella di catalogare i demoni per nome e titolo di nobiltà, tant'è che il suo Dizionario Infernale si basa a sua volta sulla Pseudomonarchia Demonum dell'olandese Johan Vier, che per chi non lo sapesse era inizialmente l'appendice di un altro testo dello stesso Vier, dal titolo De Prestigis Demonum del 1577, ovvero La falsa monarchia dei demoni.
Quando De Plancy pubblicò il suo Dizionario Infernale, non credeva ancora nella superstizione. Il libro venne diviso in due volumi, che ricevettero nel tempo sei ristampe e molte modifiche tra il 1818 e il 1863. Lo stesso dizionario rassicura i suoi contemporanei sui tormenti dell'inferno, scrivendo: «Negare che ci sono dolori e ricompense dopo la morte è negare l'esistenza di Dio. Poiché Dio esiste, deve essere necessariamente così. Ma solo Dio potrebbe conoscere le punizioni inflitte ai colpevoli o al luogo che li detiene. Tutti i demoni catalogati in questo dizionario sono solo il frutto di un'immaginazione più o meno disordinata. I teologi dovrebbero lasciare ai poeti la raffigurazione dell'inferno e non cercare se stessi di spaventare le menti con dipinti orribili e libri spaventosi». Ma Lester Crowley, riconosciuto come l'ispiratore del satanismo, considerava De Plancy il sommo filosofo del sapere proibito. E il Dizionario Infernale divenne fonte di sapere per studiosi dell'occulto e chiaramente per gli esorcisti da cui possono attingere i nomi degli avversari di Dio, stravolgendo così completamente l'intento di Colin De Plancy. Nell'ultima versione del Dizionario Infernale del 1863, però, compaiono ben 32 demoni in più rispetto alle precedenti versioni, molti dei quali non hanno alcun riferimento con nessuna cultura antica. In questa versione troviamo anche delle illustrazioni. Alcune sono dello scrittore e pittore francese Louis Breton e altre provengono dai diavoli della litografia di Eugène Modeste Edmond Le Poitevin del 1832. Le stesse immagini sono state inserite anche in un'altra opera demonologica che alcuni di voi avranno già sentito nominare, La piccola chiave o clavicola di Salomone, un grimorio anonimo del 600 che non va confuso con un testo precedente, La chiave di Salomone, indebitamente attribuiti entrambi a Re Salomone, ma la presenza nell'opera di preghiere a Cristo e alla Trinità rendono tale dichiarazione di paternità un evidente falso. In quest'ultima sono elencati 72 demoni, ma non c'è alcuna traccia di Zozo. Nella piccola chiave di Salomone o le Megeton, invece, sono descritti i rituali per evocare quei 72 demoni della Goezia. Le cinque copie originali sono datate tra il 1655 e il 1710 e sono attualmente conservate nella British Library di Londra. Gran parte del contenuto delle Megeton deriva da testi del 500, tra i quali la pseudomonarchia Demonum che abbiamo visto prima ed altri grimori tardomedievali. Inoltre ci sono anche chiare influenze cabalistiche e della mistica musulmana. E adesso vi chiedo ancora più di attenzione perché stiamo per chiudere il primo cerchio. Innanzitutto va detto che le varie edizioni divergono tra loro circa alcuni dettagli sui nomi dei vari demoni. Questo sia perché il traduttore Samuel Lee MacGregor Mathers sia Lester Crowley ci aggiunsero del loro, quindi parte di quel testo non risale affatto al 600. Lo stesso Mathers era considerato un esponente importante della Golden Dawn, una società iniziatica segreta fondata da Crowley sulla tradizione della Kabbalah ed orientata al recupero della più autentica tradizione d'Occidente. Ma cosa c'entra Mathers con De Plancy? Pare che da ragazzo Mathers facesse parte di una setta dedita al culto di Lucifero, volta a promulgare scritti filosofici, quali appunto il Dizionario Infernale di Colin De Plancy, e quindi tutto torna. Lo scetticismo di Colin De Plancy però si è attenuato sempre di più nel tempo, fino a quando non conobbe Jacques-Paul Migne, un abate ed editore che nel 1830 lo fa convertire al cattolicesimo, con molta costernazione dei suoi ex ammiratori. De Plancy rifiuterà le sue opere demonologiche, apportando delle modifiche, così rivedendo completamente il suo Dizionario Infernale, conformandolo alla teologia cattolica romana. Questa influenza è più chiaramente visibile nella sesta edizione del 1863, che è decorata con molte incisioni e cerca di affermare l'esistenza dei demoni. Analizzando i testi antecedenti in 1874, Zozo appare come penultimo demone elencato in ordine alfabetico fra Zurek e Zundel. La nota riporta quanto segue. Zozo, demone conosciuto anche come Mimì e Crapulé, che nel 1816 aveva posseduto una giovane ragazza nel villaggio di Teilly in Picardia. Vedere la voce posseduto. Andiamo quindi a cercare la voce posseduto sul Dizionario Infernale, dove in sintesi leggeremo: nei primi tre cantoni di Aimà, nei borghi di Teilly, una ragazza diede spettacolo facendo credere di essere posseduta da tre demoni, Zozo, Mimì e Crapulé, che secondo quanto riportato nello stesso dizionario corrisponderebbero alla stessa figura. Un onesto ecclesiastico, avvertito le autorità,
ha riconosciuto che questa ragazza era malata e le fu consigliato un ricovero in ospedale. Da allora non si è più parlato della possessione. Il resto del testo non fa più riferimento a questo fatto e si dedica a spiegare la voce possessione secondo le credenze di quel contesto storico. Inoltre Zozo in francese è traducibile in babbeo o semplicemente un tizio. Mimi significa carino o grazioso. Il Crapulet è un cognome molto in uso in Francia. Probabilmente la ragazza non venne posseduta da un demone, ma da una o più persone, e per questo ne fu tremendamente scioccata. Esiste infine un'ultima edizione, reperibile anche in italiano, del 1874, nella quale sono stati eliminati alcuni demoni inesistenti nella cultura antica, e fra gli eliminati c'è anche Zozo, considerata una figura di fantasia. Ma allora perché Zozo è diventato così celebre? E soprattutto perché è stato associato alla tavola Ouija? Forse la domanda giusta non è perché, ma chi? Vediamo dunque di scoprire dove e quando è nata la leggenda in rete di Zozo. Dal 1874 facciamo un bel salto in avanti nel tempo fino al 24 marzo 2009, quando un certo Darren Evans, residente in Oklahoma e della rigorosa fede nell'invisibile e nelle Zeppelin, tenete a mente questa band hard rock britannica, pubblica la sua esperienza con un demone di nome Zozo sul sito web True Ghost Tales, letteralmente storie vere di fantasmi, con la missione di essere sempre stato affascinato dall'occulto sin da adolescente. Fino agli anni 70 del secolo scorso non si accennava ad alcun pericolo ad usare la tavola Ouija, fino all'uscita del libro e del film L'Esorcista fra il 1971 e il 1973. E da allora, fino al primo decennio del 2000, non si è mai fatto riferimento a Zozo. Tuttavia Evans, nel suo post ancora visibile sul sito, cita molti incidenti avvenuti con la tavola Ouija nel corso degli anni, ma se aveva già causato dei primi incidenti, perché perseverare ad usarla? Comunque sia, Evans racconta che lo spirito entrato in contatto con lui attraverso la tavola Ouija si comportava in maniera diversa rispetto ad altri spiriti. Costantemente nel tempo, dichiara Evans, questo spirito si è manifestato fin troppe volte per essere contate, fingendo di essere uno spirito gentile prima di passare a un linguaggio minaccioso, aggiungendo maledizioni in quello che sembrava latino o ebraico. Evans afferma anche che il demone ha minacciato la sua bambina, cercando di annegarla in una vasca da bagno e successivamente facendola ammalare di una malattia sconosciuta e misteriosa. Come potrete immaginare, il post di Evans ha raccolto molto interesse, portandolo a creare un sito web per raccogliere tutte le varie testimonianze di Zozo avvenute anche da altre persone, e guadagnò molto presto una certa popolarità. Una società di produzione cinematografica indipendente, chiamata One World Studios, ha preso atto della storia di Evans e ne ha acquisito i diritti per produrre nel 2012 il film indipendente I Am Zozo, Io Sono Zozo, che presenta anche un cameo dello stesso Evans. Nel 2014 Evans e la sua famiglia sono apparsi in un episodio di Ghost Adventures di Travel Channel. La squadra del paranormale guidata da Zab Bagans ha visitato la casa di Evans in Oklahoma e ha affermato di essere stata infestata da Zozo. Durante le interviste ha aggiunto nuovi dettagli alla sua storia originale, incluso l'accecamento temporaneo di sua figlia per colpa del demone. Nel 2016 Evans è coautore di un libro, The Zozo Phenomenon, con la principale esperta di paranormale Rosemary Ellen Guiley. Anche in questo caso ha aggiunto altri nuovi dettagli sul suo primo incontro con Zozo, sostenendo di essere entrato in contatto col demone nel 1982, dopo aver scoperto una tavola Ouija nel seminterrato della casa della sua ragazza di allora, dove viene inciso Zozo sul retro della tavola. Sempre quell'anno però Evans fu intervistato telefonicamente da Kelly Roncas per NJ.com, una rivista online del New Jersey. Evans raccontò la stessa storia, ma questa volta la scritta Zozo era davanti al posto della classica scritta Ouija, e poi ha aggiunto che sul retro c'erano incisioni, come graffi forse scritte indecifrabili e altre fatte con la foglia d'oro. Ricordate quando vi ho chiesto di tenere a mente la rock band Led Zeppelin? Ebbene, il font, ovvero il carattere usato sulla copertina del libro di Evans, The Zozo Phenomenon, ricorda molto il logo di Zozo, un antico grifo rappresentante Saturno che è stato ampiamente utilizzato dal chitarrista delle Zeppelin, Jimmy Page. I primi quattro album delle Zeppelin riportano solo il nome della band e sono stati nel tempo catalogati con dei numeri romani per differenziarli in ordine di pubblicazione. Il quarto disco però viene chiamato dai fans della band con nomi diversi, come Four Symbols, Runes, Stakes, Zozo o più spesso con una serie di quattro simboli
in quanto sulla copertina dell'album sono presenti 4 disegni molto misteriosi, uno per ogni componente del gruppo, anche se in realtà ce ne sarebbe un quinto meno visibile, usato per riportare come un asterisco che una canzone contenuta nell'album era cantata da Sandy Denny, una cantante folk britannica. I simboli di ogni componente della band è un insieme di altri simboli. Ad esempio quello del bassista John Paul Jones è l'unione di un cerchio che si interseca con 3 mandorle mistiche, così da formare una triquetra, un antico simbolo a 3 punte solitamente interconnesse tra loro, che nella simbologia celtica simboleggiava l'aspetto femminile del divino, raffigurato come triplice divinità femminile di fanciulla, madre e anziana, e compare nel nord Europa anche nelle pietre runiche. Jones raccontò di averlo trovato all'interno del libro dei segni del tipografo tedesco Rudolf Koch. Il simbolo scelto dal batterista John Bonham, conosciuto anche come Bonzo, scomparso tragicamente nel 1980, raffigura 3 cerchi intersecati, simboleggiante la Trinità cristiana o in ambito più familiare, il padre, la madre e il figlio. Anche Bonham scelse il simbolo dal libro di Koch. Il simbolo di Robert Plant, la voce delle Zeppelin, è la piuma della dea Maat, l'antico concetto egizio di equilibrio e ordine, di legge e giustizia, che nella posizione verticale può anche essere un riferimento alla scrittura, dato che Plant è anche autore dei testi delle canzoni della band. Il simbolo si trova nel libro The Secret Symbols of Mu, pubblicato nel 1933 dal viaggiatore e scrittore James Churchward. Mu è un leggendario continente perduto, introdotto dall'archeologo Augustus Le Plougeon, che nonostante il nome francese era britannico. Mu fu usato come nome alternativo di Atlantide, la misteriosa isola citata da Platone. Secondo Churchward, il Mu si trovava nell'Oceano Pacifico prima della sua distruzione. E veniamo al tanto discusso simbolo di Jimmy Page, che per pareidolia viene letto come parola Zoso. L'idea di inserire 4 simboli fu proprio di Page. Lo stesso chitarrista ha più volte sostenuto che è di pura invenzione e di averlo disegnato lui stesso e simboleggerebbe Saturno, con qualche riferimento astrologico dato che Jimmy Page è del Capricorno, un segno governato da Saturno, e ha molti significati, fra i quali privazione e concentrazione. Ma non mi sono fidato delle affermazioni di Page e ho fatto una ricerca più approfondita, scoprendo che il chitarrista ha reinterpretato un simbolo antico già risalente in un testo del 1850, contenuto nel libro Grimori e rituali magici dell'occultista François Ribadeau Dumas e ripubblicato da Pierre Belfond nel 1972. Lo ritroviamo infatti in una ristampa del 1998 nel capitolo 10 intitolato Dragon Rouge, il drago rosso, i segreti dello scienziato Ortefius, un autore di cui non ci sono chiare fonti attendibili. Andando ancora indietro nel tempo, lo stesso simbolo è riportato anche in un triplo dizionario di simboli del XIX secolo, di Fenelon, pseudonimo di Simon Bluquel, e pubblicato nel 1844. Evans ha sempre negato di aver inventato la sua storia, affermando che la radice Zo, che appare sia in Zozo che in Zoso, possiede una sorta di potere magico. Ma questa resta solo una sua affermazione, priva di ogni fondamento, in quanto nei testi è riportato che la maggior parte dei talismani deve le proprie virtù ai personaggi sacri che gli antichi consideravano una sicura difesa. Quindi nulla a che vedere con demoni e spiriti malevoli, perché Zoso non è una parola, ma un simbolo senza alcune lettere. Questi testi si rifanno tutti ad un libro ancora più datato, il De Rerum Varietate, del 1557 di Gerolamo Cardano, un genio poliedrico che pare abbia ispirato persino William Shakespeare, il figlio di Fazio Cardano, molto amico di Leonardo da Vinci. Lo ritroviamo infatti anche in una ristampa del 1580 del testo di Cardano. A questo punto tutte le ipotesi legate alla demonologia sono cadute con un effetto domino e l'unico legame con l'occulto rimane soltanto Jimmy Page, così appassionato di occultismo da acquistare e restaurare Boleskine House, quella che fu la casa e tempio di Aleister Crowley. Inoltre, questa idea di associare Zozo alla tavola Ouija non è neppure un'idea sua, in quanto per sostenere la sua leggenda, Evans ha affermato di aver letto un post nel 2005 in un forum, ma non era Ghostface.com, bensì Neraland, un forum nigeriano, dove in una sezione dedicata al paranormale, un utente di nome Machiavelli ha scritto dell'incontro che un suo amico, nemmeno egli stesso, ha fatto con un demone di nome Zozo. Nello stesso post Evans fa alcune affermazioni che non trovano riferimenti storici, come ad esempio per Aleister Crowley, Zozo corrisponderebbe al numero 666 della bestia contenuto nella Bibbia, collegandolo al cane a 3 teste, che custodirebbe, secondo Evans, le porte dell'inferno. Il cane a 3 teste, chiamato Cerbero, è un personaggio della mitologia classica,
che nell'Ade, l'oltretomba pagano, è alle porte degli inferi, fino a quando Ercole, in una delle sue fatiche, lo trascinò fuori dall'Ade tirandolo per una catena. Il solo fatto di mescolare mitologia, Bibbia e leggende musicali fa intuire una forzatura voluta da Evans per esaltare la figura di Zozo. È chiaro che Evans, fan delle Zeppelin, come egli stesso afferma, deve essersi appassionato al simbolo Zozo scelto da Jimmy Page, e cercandolo in rete si sia creato una sorta di collegamento inverosimile, affermando inoltre nello stesso post che molte persone nel mondo hanno ricevuto la parola Zozo usando la tavola Ouija, cosa alquanto improbabile, in quanto l'unico post precedente al suo è solo quello di Machiavelli del 2005 nel forum nigeriano Neraland, e questa è l'unica e meno recente traccia di Zozo sul web. Sempre per sostenere la propria tesi, Evans ha persino menzionato di un personaggio malevole di nome Zozo in un'opera teatrale del 1962 di Jacques Duberty e alcuni riferimenti in un numero della rivista cattolica The Mountain Catholic del 1876, dove San Bernardino da Siena menzionerebbe una messa di Zozo come una sorta di rituale satanico. Nell'opera teatrale di Duberty, Zozo non è un demone, ma un uomo in carne ed ossa, con tanto di nipote che si avvicina sì al diavolo, ma non lo è. La rivista cattolica, che cita San Bernardino, è stata pubblicata prima che gli studi demonologici censurassero Zozo dal Dizionario Infernale di Coulin de Plancy. La rivista cattolica, inoltre, fa riferimento all'opera omnia di San Bernardino, pubblicata postuma nel 1626, dove menziona alcuni nomi di demoni da lui per la prima volta elencati, dove Coulin de Plancy sceglie soltanto Zozo per via della storia della ragazza francese, inserendolo così nel suo Dizionario Infernale del 1818, che ha ricevuto, come dicevo, più edizioni e revisioni, fino all'eliminazione di alcuni nomi di demoni inventati e senza alcun dato oggettivo, storico e mitologico. Bisogna ricordare anche che San Bernardino passò da inquisito a inquisitore per la Chiesa Cattolica Romana e che per questo motivo aggiungeva nelle sue prediche senesi nomi di demoni di sua invenzione e riferimenti a Saba considerati eretici, per enfatizzare l'abominio della cosiddetta Santa Inquisizione e condannare a torture mortali molte donne perché considerate pericolose per la Chiesa. Non dimentichiamo Giovanna d'Arco, la Puseur d'Orléans, che nonostante sia stata al comando di un esercito per salvare la Francia dall'invasione inglese, fu accusata di stregoneria ed eresia, perché quale soldato indossava vesti maschili e andava a cavallo. Quindi, bruciata viva in un rogo voluto dalla Santa Inquisizione, per poi essere canonizzata come santa dalla stessa Chiesa. Ma allora, quelle persone che hanno raccontato di aver visto la planchette della tavola Ouija indicare la parola Zozo? Non resta a me giudicare, ma in buona fede posso pensare che si sia trattato di una burla da parte di qualche partecipante alla tavola Ouija, oppure di persone che suggestionate abbiano mosso inconsciamente la planchette sulle lettere che compongono il nome Zozo. Comunque sia, Zozo è diventato popolare come lo Slenderman, una figura spettrale che rapirebbe i bambini, che nonostante abbia avuto la sua prima apparizione dopo un contest fotografico a sfondo horror, continua a riempire topic su forum come Reddit e 4chan, con molte testimonianze di persone che affermano di averlo visto. Quindi Zozo può essere considerato una creepypasta? Per chi non lo sapesse, le creepypasta sono dei racconti raccapriccianti derivanti da un copypasta, copy and paste, in italiano copia e incolla, dalle tematiche horror, e poi diffuse in rete attraverso forum e social network. Riguardo quanto accaduto alla presunta figlia di Evans, che l'ha mostrata solo in un collage fotografico qualche anno fa su Twitter, non abbiamo prove di quanto afferma. Allora, cosa ne pensate di questa storia? Eravate a conoscenza di questi fatti? Fatemelo sapere nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere le prossime pubblicazioni.